Buonasera e benvenuti a questo nostro nuovo incontro dei nostri appuntamenti del mercoledì dedicati a questi incontri tra filosofia e psicanalisi. Saluto ovviamente i miei ospiti, che altri non sono che Davide D'Alessandro, che organizza questi incontri e li conduce per conto di Psichiatri Online, e il professor Roberto Esposito, che è collegato con noi da Napoli, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. E vorrei dare la parola adesso a Davide per introdurre la serata, presentare il nostro ospite e avviare come sempre la conversazione con lui. Prego, Davide. Buonasera e buonasera e bentrovati. L'ospite, come del resto abbiamo cercato di fare in tutti questi mesi, è un ospite di notevole spessore. Il professor Roberto Esposito, con il professor Roberto Esposito ci siamo conosciuti qualche annetto fa e ci fu un giorno, caro Bollorino, in cui io chiesi a Roberto Esposito: professore, si ricorda quando le feci la domanda? Lui mi disse: Davide, le feci, lasciamo stare le feci, che è molto brutto, e quindi ti feci, e allora a quel punto siamo passati. Era il segnale che si poteva passare al tu. Perché dico che abbiamo davanti un filosofo di notevole spessore? Perché oltre ad essere uno dei maggiori filosofi italiani, è anche, cosa non di poco conto, uno dei filosofi italiani maggiormente tradotti all'estero. È uno di quei filosofi che, oltre ad aver insegnato per decenni all'università, prima a Napoli, poi a Pisa, ha messo in campo, nel campo del pensiero filosofico, una vera e propria opera. Tant'è che poco fa mi stavo chiedendo, e potremmo cominciare proprio da qui, visto che a breve potremmo avere anche Gianni Vattimo, che a maggio dovrebbe uscire con la nave di Teseo, con gli scritti filosofici che racchiudono questi scritti, tutta la sua opera, circa 2500 pagine a cura di Antonio Gnoli, e questa è l'anticipazione che ho avuto. Ecco, mi chiedo, professore, adesso non adesso per mostrarli, però qui abbiamo una parte di Roberto Esposito, ecco, mi chiedo: quando è che avremo gli scritti filosofici di Roberto Esposito? Beh, intanto grazie a Francesco Bolorino, a Davide Alessandro, a questa piattaforma che ci ospita, è molto piacere. Anch'io ricordo quando incontrai Davide per la prima volta, forse Urbino, non ricordo Sì, poi a bene. Napoli, a Salerno. Napoli, certo. Sì, venendo alla domanda, quando avremo? Beh, quando un editore penserà appunto di fare questa edizione, forse più facilmente all'estero che in Italia, tutto sommato, nel senso che appunto, come tu hai detto, i testi sono molto tradotti, in genere un'operazione del genere si fa in un momento, non dico di compimento, perché poi gli itinerari non sono mai conclusi, ma insomma in una fase che l'autore stesso giudica abbastanza tarda, abbastanza prossima a una meta, non in senso esistenziale, ma in senso appunto del lavoro. E Gianni Vattimo sicuramente merita questo privilegio, questo onore. Effettivamente ha un'opera filosofica di notevolissimo spessore. Quanto a me, non sono io il miglior giudice per giudicare, diciamo. Oh, però Roberto Esposito, come ultima fatica, poco tempo fa, ci ha regalato con l'editore Il Mulino il libro Istituzione. In tanti negli ultimi periodi cominciano a scrivere di pandemia. Questo non è un libro sulla pandemia, ma è un libro che, per quanto riguarda la pandemia, dice probabilmente qualcosa di più di ciò che andrebbe detto, e soprattutto di non banale, cioè
come ricostruire la nostra società dopo questa tragedia, che definire epocale è dire poco. Ecco, allora come ricostruirla? Probabilmente con le istituzioni. Ecco, qual è lo stato di salute delle istituzioni nel nostro paese? Sì, intanto anche io come te faccio questa distinzione. Questo non è un libro sulla pandemia, non appartiene a quel genere filosofico che è stato definito recentemente virusofia, cioè filosofia del virus. Del virus. Però naturalmente, essendo uscito in questo periodo, non può non avere come orizzonte, come spazio, come campo di pensiero, appunto, una vicenda, un evento così straordinario come è stata la pandemia. Le istituzioni a che punto sono? Beh, diciamo, nella storia delle istituzioni e anche della teoria delle istituzioni, per diversi decenni le istituzioni sono state considerate in maniera piuttosto negativa. Sia a destra che a sinistra si è voluto vedere nelle istituzioni, persino da un autore geniale come Foucault, diciamo, un blocco repressivo, qualche cosa che immobilizzava il flusso della società, e dunque i movimenti sono spesso stati intesi in contrasto con le istituzioni. E pensiamo che anche recentemente in Italia, nelle elezioni del 2018, sono state vinte da due movimenti con parecchi caratteri anti-istituzionali o antipolitici, cioè 5 Stelle da un lato e la Lega di Salvini, che ancora non era approdata ai recenti, diciamo, mutamenti. Beh, si vede come appunto due movimenti istituzionali abbiano prevalso nelle elezioni di una delle grandi democrazie occidentali, e ancora più recentemente l'attacco a Capitol Hill, cioè alla massima istituzione politica americana, da parte di quello che si presenterà, definiva come un movimento trumpista. Beh, tutto questo ci dice che appunto la fortuna delle istituzioni è molto precaria. Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte, l'attenzione degli studiosi, di alcuni studiosi, è tornata in maniera più positiva, comunque non negativa, sul tema delle istituzioni, cercando proprio di coniugarle con quei movimenti cui in genere vengono contrapposte, nel senso che appunto i movimenti per ottenere determinati risultati devono in parte almeno istituzionalizzarsi, e le istituzioni, se vogliono restare un fenomeno vitale, devono a loro volta mobilitarsi, cioè assumere in sé quella trasformazione, quel movimento che invece è concepita come la loro polarità contraria. Quando qualche anno fa hai scritto Immunitas, edito da Einaudi, protezione e negazione della vita, ecco, avresti mai potuto immaginare che un giorno ti saresti trovato di nuovo a coniugare questo termine, immunizzazione, dove oggi certamente è una immunizzazione che, alla quale tutti quanti dobbiamo aspirare, perché si tratta di evitare il contagio, si tratta di evitare la morte. Ecco, ma che tipo di collegamento, se c'è ancora un filo che lega il tutto, tra quella immunitas e questa immunizzazione che invece andiamo cercando oggi? Guarda, proprio giorni fa sono uscite insieme l'edizione francese e tedesca di Immunitas, e mi hanno chiesto la nuova prefazione, e io ho proprio fatto dicendo, come tu hai detto adesso, è difficile che un autore trovi realizzata in realtà quello che aveva immaginato 20 anni prima. Peraltro lo dico senza nessun compiacimento, perché sarebbe stato meglio che ci fosse stato
una sconferma che non ci fosse stata una terribile pandemia che di fatto effettivamente ha riproposto con forza il tema dell'immunizzazione. Sono passati 20 anni e diciamo rispetto al tema posto 20 anni fa, che già vedeva come la società contemporanea fosse fortemente segnata dal paradigma immunitario in tutti i suoi settori, nel settore medico, nel settore giuridico, nel settore sociale, perfino all'interno dell'elettronica, no? I virus dei computer, eccetera. Beh, rispetto allora c'è stata una potente accelerazione portata proprio dal virus. Oggi non si parla d'altro, si potrebbe dire immunità personale, immunità di gregge, immunità naturale, immunità indotta. In tanti chiedono uno scudo immunitario rispetto alle possibili conseguenze di contagi. Si è scatenata una battaglia tra i vari vaccini di carattere geopolitico per chi prevarrà nell'immunizzazione complessiva diciamo, dell'intero mondo. Ecco, questo è un passaggio davvero importante rispetto ad allora. Mentre l'immunità ha sempre segnato una sorta di separazione tra immunizzati e non immunizzati, quindi l'immunizzazione era un paradigma escludente, no? Che escludeva qualcuno. Beh, oggi per la prima volta, forse nella storia, si immagina, poi si vedrà se si realizzerà, beh, si immagina che tutto il mondo, l'intera comunità umana debba essere immunizzata, almeno sotto il profilo medico. E quindi oggi per la prima volta forse i due termini opposti, comunità e immunità, tendono a sovrapporsi, nel senso che sto scrivendo proprio un testo che si intitola Immunità comune, cioè oggi come non mai l'immunità, almeno nelle intenzioni, è vista come un elemento universale che serve a tutti perché non è più possibile proteggere una parte del mondo senza proteggere tutto il resto del mondo, altrimenti saremo punto e d'attacco. Se mi sono appassionato al pensiero di Roberto Esposito, tanto da dedicargli nel 2010 L'impolitico e l'impersonale, lettura di Roberto Esposito, edito da Morlacchi, è perché ci sono due autori, due nomi che hanno occupato tanti degli anni di studio di Roberto Esposito e tanti dei suoi pensieri, così come do per scontato che continuano ancora oggi ad occupare spazio. Mi riferisco a Niccolò Machiavelli e, per altri aspetti, a Elia Scanetti. Esposito è arrivato a scrivere di sentirsi posseduto da Elia Scanetti. Ora, noi parliamo, quando facciamo questi due nomi, parliamo certamente di due classici. E, a distanza di diverse centinaia di anni l'uno dall'altro, però ciò che mi interessa sapere è di questi due signori, quanto è ancora possibile oggi, visto che quando si dice che un classico è sempre contemporaneo, ecco, questi due signori, che cosa hanno ancora da dirci e da darci? Molto, secondo me, nel senso che sono autori naturalmente molto diversi, ma collegabili in una sorta di antropologia negativa o realistica, quantomeno. Entrambi considerano la natura umana in una maniera molto diversa, per esempio, da Rousseau, no? Per entrambi l'uomo è caratterizzato insieme dalla paura, ma anche dalla volontà di potenza, per usare poi una categoria di Nietzsche. Per entrambi la storia umana è legata a una serie di contingenze, di necessità, di traumi, di conflitti che non consente di immaginare una pacificazione, una ricomposizione
funzione esistenziale dell'uomo. Ecco, rispetto ai libri che prima citavi, forse Machiavelli è più legato al tema dell'istituzione, dove per istituzione Machiavelli intende proprio l'istituzione del conflitto e attraverso il conflitto, perché appunto per lui l'ordine non è concepibile fuori dal rapporto con il conflitto. Diversamente da Hobbes, non contrappone ordine e conflitto, ma li unifica, nel senso che l'ordine politico è sempre conflittuale, non è legato alla figura dell'uno, ma alla figura del due. Canetti invece è più assimilabile proprio al tema dell'immunizzazione, perché, come sai, tu anche sei uno dei maggiori interpreti italiani di Canetti, Piano piano. il tema della paura di essere toccati da Canetti è considerata costitutiva per l'uomo, diciamo, e questo è un tratto molto realistico. Tutti noi oggi, se ci sentiamo anche sfiorati per sbaglio da qualcuno, tendiamo a rifarci indietro perché lo sentiamo come qualcosa che minaccia i confini della nostra persona, del nostro corpo. Quindi questo tema della paura del tatto, del contatto o del contagio è fortemente presente appunto rispetto al paradigma immunitario da parte di Canetti, per non dire delle altre infinite cose che un straordinario autore come Canetti ci dice sulla massa e su tante altre cose. E oggi sai che cosa mi piacerebbe leggere di Canetti? Un pensiero su tutta questa morte che ci ha permeato nell'ultimo anno. Io ho perso mio padre per Covid, so che anche tu nel 2020 hai subito un lutto importante. E noi affrontiamo, no? In questa oretta facciamo sempre dei percorsi tra filosofia e psicoanalisi, alterniamo filosofi e psicoanalisti. E ti sei interrogato, vuoi per il versante personale, vuoi per quello che tutte le sere siamo costretti a vedere in televisione, in questo anno. Hai avuto una riflessione particolare sulla elaborazione del lutto che ha finito, ripeto, per coinvolgere solo nel nostro paese milioni e milioni di esseri umani, almeno in quanto a elaborazione, perché su 120.000 e passa morti. Ma sì, diciamo che i lutti personali hanno una tale potenza di sofferenza, di dolore, che tendono un po' a nascondere i lutti collettivi per chi subisce i lutti personali. Per me anche è stato largamente così. Detto questo, invece, tutti dovremmo fare lo sforzo di inserire i lutti personali all'interno dei lutti collettivi, nel senso che la coscienza individuale, diciamo, procede anche attraverso i lutti, nei propri traumi e nella propria ricostituzione, quando c'è ricostituzione, ma anche la coscienza collettiva, per esempio la coscienza di un paese, si forma attraverso il lutto. Pensiamo, per esempio, a quanto è successo agli Stati Uniti dopo l'attentato delle Due Torri, no? Dove quel lutto collettivo che è stato avvicinato all'altro lutto americano, quello dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, no? In entrambi i casi il territorio statunitense è stato invaso da una potenza straniera con tante morti. Beh, ecco, anche in quel caso, appunto, la coscienza americana ha subito un passaggio interno molto importante attraverso la percezione della propria vulnerabilità, della propria fragilità. Questo è successo tante volte nella storia, pensiamo al caso degli ebrei, alle generazioni sfuggite a Auschwitz, come quel lutto enorme abbia pesato sulla formazione
trasformazione proprio della coscienza ebraica, ma anche su quella di ogni altro uomo, intendiamoci. E dunque la pandemia è stato proprio questo, ci ha dato la sensazione che noi non avevamo dimenticato la nostra vulnerabilità, perché attraverso lo sviluppo della tecnica si era quasi immaginato che l'uomo, per alcuni addirittura, potesse immaginare una sorta di immortalità, no? Tecnologica. In realtà la pandemia ci ha riportato alla nostra realtà, e quindi l'elaborazione di questi lutti collettivi deve servirci a creare l'altro elemento, l'altro polo dell'elaborazione del lutto, che è quello della responsabilità. Perché se siamo tutti vulnerabili, significa anche che ciascuno di noi, oltre che per se stesso, è responsabile anche per gli altri. Posto che la filosofia possa avere un compito, in un frangente come questo, quale potrebbe essere il compito della filosofia? Ma la filosofia non va intesa né come una sorta di terapia consolatoria, né come una pura descrizione della realtà. La filosofia, rispetto alle altre discipline, possiede uno sguardo sintetico, cioè capace di percepire, diciamo, un orizzonte globale e anche di proiettarsi nel tempo più lontano. Quello che la filosofia ha dovuto necessariamente cogliere in questa fase e riconcettualizzare è stata, io credo, la categoria di evento, cioè il Covid è stato un evento. Cos'è un evento? Evento è qualche cosa che rompe la continuità delle cose, che rompe non solo la cronologia storica, ma che rompe anche delle concezioni già predeterminate. L'evento immette nella storia e anche nella nostra mente, fa irrompere qualche cosa di radicalmente nuovo. Beh, la pandemia è stato un evento, nel senso che non solo domanda di ripensare diversamente a quello che sarà al futuro, ma impone di ripensare diversamente anche al passato. È un evento che insieme proiettivo e retroattivo. Quando si dice che, insomma, le nostre categorie, che lo si voglia o no, saranno cambiate da questo evento della pandemia, io sono convinto che sia esattamente così. Non che la filosofia, lo dicevamo prima, debba necessariamente parlare di pandemia o di virus, ma di qualsiasi cosa parla, porta dietro di sé, nella propria consapevolezza, questa vicenda straordinariamente tragica, ma anche straordinariamente epifanica, nel senso che ci fa vedere qualcosa che prima non vedevamo. E prima ho colto un leggero tratto di ironia nei tuoi occhi quando hai detto magari questa summa dei testi filosofici arriverà più dall'estero che dall'Italia, no? E sappiamo che sei uno dei protagonisti indiscussi della Italian Theory, no? E adesso, senza voler ripercorrere tutte le polemiche che ha innescato nel nostro paese, ma certo molto più simpatica all'estero che all'Italia, possiamo dare due pennellate su che cos'è questa Italian Theory? Qui si innerva, ovviamente, a mio avviso, uno dei tuoi libri più belli, che è Pensiero vivente, origine e attualità della filosofia italiana, perché, vorrei precisare, libro, ecco, Pensiero vivente, che invito vivamente, visto che è un pensiero vivente, a leggere con grande attenzione, e perché di questa Italian Theory mi sembra di poter dire che tu non sei il protagonista di chi con presunzione si sente protagonista, ma protagonista nel senso di indicare il cielo
e di ricordare a chi ascolta di non concentrarsi sul dito, perché stai gettando luce su un qualcosa che merita ancora di essere illuminato, cioè la filosofia italiana. Dunque, questo lemma Italian Theory o Italian Thought non ha origine italiana, diciamo, è nato in particolare in America come una sorta di calco un pochino ironico, ma anche serio, rispetto a quella che è stata definita da tempo la French Theory, nel senso che in alcuni dipartimenti americani, e poi non sono in genere quelli di filosofia, perché i dipartimenti di filosofia sono di filosofia analitica, ma sono quelle di scienze umane, di cultural studies, eccetera, in cui appunto è cresciuto negli anni 90 e agli inizi del 2000 un interesse per alcuni autori italiani. Due in particolare, con particolare forza, Giorgio Agamben e Toni Negri, entrambi legati anche a delle vicende politiche contingenti. Da un lato, appunto, ricordiamo il libro di Negri sull'impero, cioè proprio impero, sul, sì, ruolo degli Stati Uniti. Con Michael Hart. Esattamente, con Michael Hart. E Agamben, in particolare il suo libro sullo stato di eccezione, è stato letto come appunto un'interpretazione anche della vicenda americana impegnata con Bush nella guerra infinita, al terrore, eccetera. E dunque poi anche i temi di Homo Sacer. Questa congiunzione di questi due libri ha portato all'interesse anche su qualche altro autore. Io sono stato uno di questi, perché appunto i temi della biopolitica, dell'immunizzazione, stavano dentro questo orizzonte, e quindi questa categoria è nata lì in America e si è diffusa poi in altri paesi. Io poi, a mia volta, come dire, ho fatto un'operazione diversa, cioè ho cercato di rintracciare, se fosse stato possibile, le origini di questa teoria, di questo modo di fare filosofia dentro la tradizione italiana. Non so se, diciamo, ho indicato, individuato gli autori giusti o meno, però, diciamo, ho cercato di, come dire, storicizzare, diacronizzare questo discorso del pensiero italiano su una prospettiva più lunga. Naturalmente, rendendovi ben conto che poi gli autori che io ho privilegiato, autori classici e contemporanei, non sono le uniche figure importanti della filosofia italiana, che ne ha ben altre naturalmente, sono però quelle che più in qualche modo si incrociavano con questa richiesta che veniva dall'estero e che riguardava soprattutto la filosofia politica italiana, perché poi appunto tradizione da Machiavelli a Gramsci, a Croce, a Gentile, è una tradizione fondamentalmente filosofico-politica. Accanto a questa, in Italia ci sono altre grandi tradizioni, una tradizione metafisica, una tradizione storicistica, una tradizione ermeneutica, che hanno pari rilievo, però quando si fa un libro, si scrive un saggio, si cerca di, come dire, dare una linea coerente al discorso, e dunque si privilegiano necessariamente alcune figure rispetto ad altre altrettanto importanti. Poi un'ultima notazione: recentemente le posizioni dei cosiddetti autori di Italian Theory si sono andate divaricando, in realtà. Certo. Non so se questo dà ragione a coloro che hanno immaginato che non sia mai esistita, oppure semplicemente anche questa crisi, questa divaricazione fa parte di una dialettica interna a questa piattaforma, per così dire. Nel 1993 hai pubblicato un libretto per me aureo che aveva per titolo Nove pensieri sulla politica. Poi nel 2011 è diventato Dieci pensieri sulla politica, e li vorrei ricordare questi dieci pensieri: politica, democrazia,
responsabilità, sovranità, mito, opera, parola, male, occidente, comunità e violenza. Comunità? Comunità e violenza. Violenza, sì. Mi verrebbe da dire, questi 9 che poi sono diventati 10 potrebbero rappresentare una sorta di work in progress, nel senso, oggi potremmo anche metterci la 11ª e sarebbe magari istituzione? Ma forse sì, io ricordo peraltro la vicenda editoriale, anche all'origine i titoli, diciamo i capitoli e dunque i temi erano 10. Poi ricordo che gli editori del Mulino, siccome io ritardavo un po', come dicevano, ma in fondo 9 è un numero che incuriosisce più di 10, no? 10 è il decalogo, 9 invece. E quindi a quel punto, non avendo ancora elaborato il decimo, ne facemmo 9. Poi, quando si è fatta la riedizione, insieme a una nuova prefazione, diciamo, per rendere il libro un po' più nuovo, più vendibile, aggiungemmo quello che nel frattempo era maturato, cioè la categoria di comunità, diciamo in qualche modo opposta in relazione con quella di immunità. Da allora poi ho, diciamo, elaborato anche altre categorie, certo, per esempio quella di impersonale, di terza persona, certo, tema della negazione. Certo, oggi che sono piuttosto concentrato sul tema dell'istituzione, sì, ecco, un'11ª parola potrebbe sicuramente essere istituzione. Ecco, hai finito per anticipare quella che voleva essere la domanda successiva. Hai toccato, prima abbiamo parlato di opera, in un'opera hai toccato diverse direttrici, no? Hai detto poco fa terza persona, abbiamo parlato dell'impolitico, abbiamo parlato ovviamente dell'impersonale, c'è anche questo libretto favoloso perché raccoglie antologicamente il pensiero impolitico, no? Con figure straordinarie, Adorno, Arendt, Barthes, Bataille, Blanchot, Brock, Canetti, Patočička e Weil, ma poi sono arrivati, diciamo, dopo il 2010, in questi ultimi 10 anni, oltre al pensiero istituente, è arrivato il libro Politica e negazione per una filosofia affermativa, così come l'altro volume Da fuori, sempre edito da Einaudi, Una filosofia per l'Europa, che è stato comunque un pensiero centrale, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, dal punto di vista filosofico, teoretico, quale direttrice ti ha impegnato di più? A quale direttrice, a quale di queste parole ti senti più legato? Se tu dovessi dire, beh, quello è il tema che più racconta del mio essere studioso di filosofia. Ma forse nominerei proprio il titolo che tu non hai nominato. Non è ovviamente un rimprovero, è solo una notazione, che il volume sulla teologia politica. Essere due. Sì, esattamente. Nel senso che se dovessi condensare in poche battute appunto il senso di questo itinerario, ammesso che un senso lo abbia, forse è proprio la critica della teologia politica. Cioè la critica di una concezione che tende a escludere, no, il due a favore dell'uno, del monoteismo, e quindi a escludere il conflitto a favore dell'ordine, a escludere l'impersonale a favore della categoria giuridica e cristiana di persona, anche il tema dell'appunto della negazione, della filosofia affermativa, è un tentativo di pormi fuori dal teologico politico. Oggi molti autori italiani invece in qualche modo
sono all'interno del discorso teologico-politico. Pensiamo per esempio a Cacciari, una teologia politica, diciamo, escatologica, Mario Tronti, una teologia politica catecontica, come si dice, no? Il tema del catecone, ma anche per esempio allo stesso Agamben, una teologia politica messianica, no? Tutti importanti studiosi che, diciamo, hanno elaborato, sviluppato, arricchito questa categoria, ma tutti dall'interno. Penso anche ad altri autori, Enzo Vitiello. Insomma, in Italia c'è un forte riferimento alla teologia politica. Ecco, il mio tentativo, per citare appunto da fuori, è quello di pormi fuori dalla teologia politica, dal lessico teologico politico. Naturalmente con la consapevolezza che non è facile, perché, come spiega Carl Schmitt, molte categorie politiche hanno una radice teologica, cioè il nostro linguaggio è teologico-politico, e quindi si tratta in qualche modo, oltre di che creare nuovi concetti, creare un nuovo linguaggio, un nuovo lessico che ci consente in qualche modo di spingerci fuori dall'orizzonte teologico-politico. Hai nominato Vincenzo Vitiello. Senza andare troppo indietro, e quindi senza voler adesso arrivare a Benedetto Croce, ma restiamo ai nostri anni. Fra qualche giorno ricorre il primo anno della scomparsa di Aldo Masullo, e allora hai detto Vincenzo Vitiello, adesso abbiamo detto Aldo Masullo. Non possiamo certamente trascurare il nostro comune e carissimo amico Biagio De Giovanni. Certo. E perché ho voluto ripercorrere questi nomi insieme a te? Perché stiamo parlando di Napoli. Ecco, è ancora una città in grado, pur con tutte le sue complessità, di esprimere qualcosa dal punto di vista, e che cosa dal punto di vista del pensiero filosofico? Ma gli ultimi autori che hai citato, cioè Masullo e De Giovanni, in particolare De Giovanni, io sono stato e sono tuttora molto legato, lo so bene. Hanno rappresentato sicuramente un vertice della filosofia contemporanea a Napoli. Guarda, ti faccio una sorpresa. Sì. Divenire della ragione moderna. Sì. Sì, De Giovanni, Esposito Zarone. E Giovanni è stato in qualche modo il mio maestro, se posso usare questo termine un po' obsoleto. E dicevo, la filosofia napoletana ha alle spalle due grandi autori. Uno è Vico e uno, sia pure non precisamente napoletano, è Bruno, Giordano Bruno, diciamo. Quindi, oltre che Croce, naturalmente. Ah, certo. Qui, diciamo, Napoli ha una importante tradizione filosofica, come un'importante tradizione artistica, pittorica, eccetera. Quanto di questa tradizione oggi sia viva? Ma non lo so. Io personalmente ho lavorato molto fuori Napoli, sia nel senso che ho insegnato soprattutto recentemente a Pisa, sia nel senso che i miei editori non sono napoletani, perfino il giornale a cui ho a lungo collaborato, Repubblica, non è napoletano. Perché questo è accaduto? Non direi per una scelta, diciamo per tutta una serie di contingenze, però io mi sento molto legato a questa città. Napoli è una città talmente piena di contraddizioni, di contrasti, che invita a una concezione filosofica dialettica, no? Il conflitto ce l'hai dentro casa. Sì, un altro autore importante è appunto Vincenzo Vitiello. Sono tutti autori questi che appunto, diciamo, non hanno mai nascosto questo tema del contrasto, del conflitto, della contraddizione, dell'antinomia,
che è qualcosa che fa parte di Napoli. Anche Napoli è una città evidentemente antinomica, piena di contrasti interni, no? Non voglio dire una banalità, ma insomma sul confine tra terra e mare, tra Oriente e Occidente, insomma, diciamo, il pensiero ha vissuto una grande storia a Napoli e non dispero che possa continuare ad averla. Giriamo una domanda che arriva da un ascoltatore. Massimo Tronti dice: sarei grato al professor Esposito se potesse dire qualcosa sul ritorno delle emozioni. Emozioni come indispensabile integrazione alla ragione e alla logica. Sì, lo ringrazio. Ritorno. Le emozioni ci sono sempre state, no? Probabilmente dentro una tradizione filosofica, soprattutto di area analitica, di area anglosassone, hanno avuto meno spazio rispetto, come dire, alle categorie logico-razionali, ma l'emozione costituisce un elemento fondamentale, oltre che della vita stessa, anche del pensiero, cioè non esiste un pensiero capace di escludere le emozioni. Peraltro questi nostri incontri avvengono a cavallo tra filosofia e psicoanalisi, ed è evidente che anche sotto il profilo psicoanalitico le emozioni, il desiderio, le passioni, ma appunto tra le emozioni c'è anche il dolore, la sofferenza, tutto quello che attraversiamo in questo periodo è fortemente legato al piano emotivo, forse anche più che al piano razionale. Dunque, se il ritorno c'è, è un ritorno appunto ben augurabile, che si dia più rilievo, più spazio all'elemento emotivo. Ti sarebbe piaciuto che sul pensiero di Roberto Esposito nel dibattito filosofico contemporaneo, oltre a Timothy Campbell, che non è certamente nato a Napoli, lo dice il nome, lo dice il cognome, ecco, ci fosse stato qualche studioso italiano ad illuminare un po' di più questa tua opera, a rendersi conto un po' di più di questa tua opera, soprattutto per quanto riguarda, ecco, leggo le prime righe di questa introduzione di Timothy Campbell, che fa parte del volume Termini della politica. Lui dice: nessun concetto ha catturato l'interesse della filosofia politica negli ultimi anni quanto quello di biopolitica. Poi c'è chi ha inteso ironizzare, chi ha pensato che stesse diventando tutto biopolitico, però c'è poco da fare. Il termine esiste, ha avuto una sua centralità, e però da parte degli italiani c'è stata sempre questa sorta di... Prima hai parlato di contraddizione, no? Questa sorta di dualismo mai risolto. Da un lato, sì, il concetto è interessante, dall'altro, però, sempre qualche obiezione di troppo. Ma non di troppo, nel senso che considero normale, perfino positivo, che ci siano delle critiche. Peraltro in qualche caso anche giustificate, nel senso che sulla categoria di biopolitica c'è stato sicuramente un po' un'inflazione, nel senso che si è adoperato il concetto anche sulla stampa quotidiana, a volte con un eccesso di indeterminatezza, nel senso che tutto è stato letto come biopolitico. No, invece è necessario riportare questo concetto, io ho cercato di farlo,
alla sua origine, alla sua genesi, che è legata, come tutti sappiamo, al pensiero di Foucault. A partire da quei testi foucaultiani della metà degli anni 70 e dei suoi corsi al Collège de France sulla biopolitica, poi sono nate interpretazioni diverse, non collimanti, nel senso che c'è un filone interpretativo fortemente storicizzante, cioè la biopolitica come una categoria storica che dunque è nata a un certo punto, varia nel corso del tempo e varierà ancora, e poi c'è stata anche una lettura che non voglio definire metafisica, ma insomma astorica del tema della biopolitica come qualche cosa che ha connotato da sempre appunto il rapporto tra potere e vita. Sono interpretazioni diverse, non è detto che una sia del tutto esatta e l'altra è tutto sbagliata, ma esistono possibili interpretazioni all'interno di questa categoria. Ciò che conta è poi la serietà dei testi, la serietà degli autori, la capacità cioè di ricondurre la categoria a un orizzonte filologicamente accertato e teoreticamente originale. Che poi ci siano state delle sbavature in altri autori o perfino in noi stessi, questo è possibile, quindi la critica direi che sia benvenuta se tenuta entro i confini dell'urbanità e della, diciamo, attenzione scientifica. Quando con De Giovanni ti occupavi di Cartesio, di Spinoza, di Vico, albeggiava già in te questa sorta di direttrice che poi hai percorso, oppure c'è voluto del tempo prima di entrare in altri ambiti, in altri discorsi? Ma con lo sguardo del poi, beh sì, i tre autori che hai nominato, no, con l'eccezione di Cartesio, ma Machiavelli, Vico, Spinoza, su cui abbiamo lavorato in quegli anni, sono tutti autori che centrano il rapporto tra politica e vita, no? In maniera diversa, ma insomma, sia Machiavelli, sia appunto Bruno, sia Vico, sia Spinoza, in qualche modo, attenzione, non sono autori biopolitici perché il concetto è nato successivamente, quindi non bisogna confondere poi le date e i nomi, ma in qualche modo iscrivibili a posteriori dentro una lettura che privilegiasse il rapporto tra potere e vita, tra politica e vita. Hobbes, per esempio, che fa parte di questa costellazione di autori, beh, che cosa dice? Il problema politico fondamentale è quello della conservazione della vita, la conservatio vitae. Anche Hobbes non è strettamente parlando un autore biopolitico, però per la prima volta con lui il tema della conservazione della vita non solo rientra nella politica, ma costituisce la categoria politica fondamentale. Quindi come si fa a, diciamo, tracciare una soglia netta tra chi è dentro e chi è fuori da questa, diciamo, da questo paradigma? Quindi ecco, non che allora negli anni 80-90 già ragionassi in termini biopolitici, ma certo mi ero orientato su degli autori in qualche modo legati a questa semantica biopolitica. Premesso che nessun autore preferisce dire o anticipare ciò di cui si sta occupando, però siccome prima abbiamo parlato di un'opera più o meno compiuta, a seconda dell'età, a seconda dei decenni di studi che ci sono alle spalle.
La tua la ritieni piuttosto compiuta oppure ritieni che si possa andare ancora oltre e sei già in cammino verso quest'oltre? Sei più interessata ad una ridefinizione di certi concetti o ad ulteriori elaborazioni? Ma no, il pensiero, diciamo, è quando c'è, non so se nel mio caso ci sia, ha sempre una tendenza, una vis innovativa. Quindi non esiste mai che un autore, appunto, racchiuda la propria opera dentro un già fissato. Penso, diciamo, appunto, vediamo. Alcuni degli amici che abbiamo prima citato, per esempio Biagio, è un autore, diciamo, anche un po' avanti negli anni, ma che continua a innovare, a produrre categorie nuove. E quindi, anche nel caso mio, immagino, da un lato, sì, è giusto consolidare, specificare meglio quello che si è scritto, sì, questo lo faccio, tant'è che sto lavorando a un nuovo libro sull'immunità 20 anni dopo, no? Come avrebbe detto Dumas, nel senso dopo la pandemia, che cosa è, cosa è diventata questa categoria. E c'è anche l'idea di un dialogo, di un libro dialogico con un autore diciamo, esperto di psicanalisi, di cui però non sono legittimato a fare il nome adesso perché apparirebbe una sorta di pubblicità ante litteram sul rapporto Facciamo sulla finta questione che io dell'istituzione, lo so, ma non lo dico. sul tema del rapporto tra istituzione e desiderio, come si declinano queste due. Quindi diciamo ci sono progetti in corso, avrei voglia, ma questo sia. Avrò mai la forza di farlo, di scrivere un libro su Baudelaire, cambiando radicalmente il mio poeta di gran lunga preferito e anche una psicologia per certi versi non lontana dalla mia. Invece da come iniziasti, e cioè dagli studi umanistici, complice anche i 700 anni, avrei pensato più a Dante. Beh, Dante naturalmente è nelle corde di tutti quelli che fanno filosofia, non solo in Italia, ma direi nel mondo per certi versi. Dante, peraltro, è un autore in cui più di ogni altro c'è la contaminazione tra i vari linguaggi, poetico, politico, filosofico, quindi diciamo ovviamente sì, e che per lavorare su Dante seriamente ci vuole un retroterra sulla tradizione medievale, non soltanto occidentale, ma anche araba, che io non ho. Quindi, diciamo, entrare così dentro il campo degli studi danteschi non si fa a cuor leggero. Anche questo vale per certi versi, anche per un poeta come Baudelaire, però è un autore che io ho sempre in qualche modo studiato e comunque che ha una complessità, diciamo, orizzontale quantomeno inferiore a quella dantesca. Qua vale molto un elemento di somiglianza, diciamo, di affinità psicologica nelle scelte che facciamo, no? Non sono mai scelte, come dire, accademiche o neutrali. Si parlava di Canetti, Baudelaire è un po' un'altra delle mie passioni sotterranee. Io ovviamente ti sono molto grato per l'amicizia e la disponibilità e è arrivato il momento per la chiusura da affidare all'editore Francesco Bollorino. Ma io vorrei ringraziare molto il professore perché ancora una volta, attraverso il vostro dialogo, io ho colto un elemento, professore, che io glielo voglio buttare lì per chiederle se mi sbaglio. Esiste un'attualità e un senza tempo del pensiero filosofico
che forse unica tra le scienze, consente costantemente un ponte tra il passato, il presente e il futuro, che invece purtroppo, per esempio, le discipline scientifiche hanno meno, no? Cioè, in qualche maniera la disciplina scientifica per antonomasia diventa obsoleta, per natura, no? Quindi, come dire, il discorso cambia nel tempo. Anche la filosofia cambia nel tempo, ma la cosa che mi colpisce è che quando sento parlare i filosofi, parlano, che so io, di Spinoza come se fosse il loro compagno di banco accanto e non un uomo del 1600. E questo è un aspetto, secondo me, straordinario. Io volevo chiederle, proprio anche come docente di filosofia, se questo aspetto non è un qualcosa che dovrebbe attirare i giovani a praticare, non soltanto a studiare la filosofia. Ma sì, sono perfettamente d'accordo, no? Se si va in una biblioteca scientifica si trovano solo articoli di riviste degli ultimi 2 o 3 anni, perché appunto manca una nozione di storia, di storicità. La scienza è l'ultima scoperta che in quel momento si è fatta. Invece nella filosofia c'è sempre un rapporto vivissimo tra origine e attualità. Diciamo, no? L'origine sfonda nell'attualità e l'attualità mantiene sempre la possibilità di uno sguardo genealogico, diciamo, al passato, sia pure non nella continuità, ma nella discontinuità, a volte nella contraddizione, eppure non si perde mai questa relazione tra passato e presente, tra origine e attualità, tra la contemporaneità. Attenzione. Come indica la parola stessa, non significa l'ultima epoca storica, ma contemporaneità vuol dire con presenza dei tempi. Dunque, nella contemporaneità c'è insieme il presente, il passato e il futuro, e quindi è una considerazione molto giusta che sta molto, diciamo, nelle mie corde e con cui concordo perfettamente. Bene, io la ringrazio di cuore, ringrazio ovviamente Davide per le sue domande che aggiungo una considerazione come editor che piacciono tantissimo al nostro pubblico. Io continuo a ricevere, lo dico pubblicamente, come dire, molti apprezzamenti proprio per questi dialoghi, per il loro sviluppo, non soltanto quindi ovvio per merito di chi risponde, ma Anche anche. perché Bolorino, come diceva Enzo Biagi, che di interviste se ne intendeva, le domande possono essere bellissime, ma senza le risposte non facciamo nessuna intervista. Su questo non ci piove, però bisogna anche azzeccare le domande. E direi Ci che proviamo. questi mercoledì le domande sono, diciamo, molto spesso azzeccate. Limitiamoci a questo e stiamo bassi. Bene, quindi adesso io vi saluto e come sempre annuncio il prossimo appuntamento, che è un appuntamento che mi fa molto piacere, nel senso che sarà il nostro ospite un mio amico, che è il professor Claudio Neri, e immagino che il tema sarà quello, diciamo, dei gruppi, perché stiamo parlando probabilmente del più grande esperto, usiamo questa parola, dai, quel più grande esperto italiano nel campo di gruppi terapeutici di derivazione e stampo psicanalitico. Quindi, salutandovi e rimandandovi a mercoledì 28, cioè tra 7 giorni, ringrazio di nuovo il professor Esposito, ringrazio Davide e chiudo questo.